Milano dallo scorso dicembre c'è Nassa Osteria di Mare, un ristorante, lo dice la parola stessa, che serve tanti prodotti di mare, del pesce freschissimo, perché Gabriele Tasinato ha una storia particolare. Prima di fare il ristoratore, tu lavoravi molto vicino al pesce. Spiegaci dove. Lavoravo al mercato di Milano, ero responsabile di un posteggio all'interno della struttura dei mercati gestiti dal comune. Mi occupavo della vendita principalmente e l'ho fatto per 21 anni, passando un po' da tutti i settori merceologici che riguardano il pesce. Il pesce migliore d'Italia, dicono, viene spedito direttamente a Milano. Quindi tu l'hai visto, l'hai conosciuto e adesso l'hai fatto anche tuo. L'idea era quella di portare un po' l'esperienza e le conoscenze all'interno del mercato e soprattutto la possibilità di comprare direttamente dai fornitori migliori la materia prima migliore ai prezzi più concorrenziali, in modo da poter offrire un posto dove mangiare il pesce in maniera un po' innovativa, ma non a cifre, a prezzi impossibili. Maurizio Di Prima, nelle cucine di Nassa Osteria di Mare, adesso ci prepari qualcosa di particolare, di classico. Il risotto? Sì, facciamo un riso al salto, il classico di Milano, un po' rivisitato, servito con dei calamari farciti di ossobuco alla milanese. Questo che stai mettendo è il fondo dell'ossobuco con le verdure. Esatto, che abbiamo frullato e abbiamo preparato questa salsa. Quindi adesso il risotto ha finito la cottura nel forno, l'ho fatto saltare nell'olio. Sì, esatto, abbiamo fatto saltare nell'olio, in teoria a Milano lo fanno saltare nel burro chiarificato, ma noi abbiamo scelto l'olio per non, diciamo, visto che facciamo la cucina di pesce, di non dare un sapore troppo forte, ma di tenere un sapore un po' più delicato. Ecco, e i nostri calamari. Con cosa li hai farciti? Questi qua li abbiamo farciti con l'ossobuco alla milanese. Abbiamo preparato i classici ossobuco alla milanese, dopodiché abbiamo frullato la carne e abbiamo farcito i nostri calamari.